Un'altra osservazione molto interessante è l'effetto della compattazione. Vedete qui un sentiero molto compatto. Questa parte dell'orto è la parte di questo sentiero, un parcheggio, chiamiamolo come vogliamo, l'abbiamo ripuntata. Però essendo ai bordi, vedete che le piante stentano e vedete una crescita graduale. Queste sono tutte state trapiantate allo stesso tempo. Vedete man mano che saliamo verso la parte del campo che è più decompattata, quindi sotto ha meno scheletro ma anche meno compattazione argillosa. Vedete che le piante crescono in pezzatura, ma soprattutto le piante che hanno radici profonde come le melanzane, mentre invece le piante con radici più meno profonde come le lattughe risentono meno di questo effetto. Infatti vedete da questa parte qui ci sono delle lattughe di pezzatura decente, anche se comunque minore. Vedete queste qui proprio al limite sono molto molto piccole. Mano a mano che saliamo troviamo delle lattughe di pezzatura maggiore, quindi la compattazione, che soprattutto in periodo di siccità o di precipitazioni molto abbondanti si traduce in asfissia radicale, assenza di ossigeno, fa sì che le radici delle piante non riescano a lavorare bene con la microbiologia e quindi a nutrirsi.